Prima di tutto andiamo a vedere la cascata. Si dovrebbe passare da qui sulla destra, c'è un sentiero. Tutti dormono qui alla fine, tranquilli, non dice niente a nessuno. Gratis. E si può, non dice niente a nessuno. Effettivamente divieti non ce n'è, non è che c'è il divieto di camper, di non pernottare, non c'è nulla. Vanno tutti nei camping, quindi i proprietari dei campeggi non si lamentano perché sono strapieni, non hanno un posto libero, quindi non gliene frega nulla. Ovvio che se tutti parcheggiassero qui e quelli vuoti, stai tranquillo. Rifornimento d'acqua, già che ci siamo. Vai, vai. Ghiaccia. Passo. Congelata. Passo. Rifornimento d'acqua. Nove meno un quarto, 9 meno 20, siamo già a passeggio. Fa un po' paura, eh? Vero? Minchia come guarda. Questo sentiero nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato interamente ritracciato grazie ai fondi del progetto Giro Parchi. L'itinerario fa parte della rete di sentieri e mulattiere creata dal re Vittorio Emanuele II per le sue battute di caccia e conduce al rifugio Vittorio Sella, 2588 metri, un tempo casa reale di caccia e oggi importante punto di appoggio per escursionisti ed alpinisti. Che caldo salendo, eh? Si suda in felpa. C'è freddo se ti fermi, ma salendo in questo sentiero. Comunque siamo arrivati alle cascate. Devono essere bellissime. Sentiamo il rumore e parzialmente già le vediamo. Ragazzi, ne è valsa la pena! È una bella passeggiata in salita, ma ne vale la pena! E dopo porto anche a mamma quassù! Che figata! È fresca? Assaggio. No, adesso me la bevo. E avrà sali minerali scendendo da queste rocce. Mamma mia, è buonissima. Troppo bello, troppo bello. Guarda il panorama dietro, che bello. Abbracciati un'ora fa. Sempre freddo. È da ieri che ho freddo. Adesso scendiamo perché Davide vuole portare anche Rita.
noi ce la siamo goduta, ci siamo sdraiati, abbracciati, goduto le cascate. Solo che quando si copre c'è anche freddo, anche con la felpa. Si sta bene quando esce il sole. Bello qua, ragazzi, bellissimo. Magari di pomeriggio facciamo una passeggiata lungo un altro sentiero e entriamo un po' in mezzo a queste gole. Ci sono dei sentieri qua sotto, eccolo qua, qua sotto, e si entra in mezzo a queste montagne, magari per un'oretta, due orette. Sentiamo già le vacche al pascolo e noi adesso torniamo in macelleria dalla casa della signora di ieri e ci compriamo lo spezzatino e un'altra insalatona. C'è la taglia di fronte. Questa è bella vita, eh? Aria fresca, di montagna, carne buona, buone verdure. Così mi piace. È pieno di tori, quelli sono tutti tori. No. Sì. Abbiamo sbagliato percorso. Era qua, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Stavamo scendendo per andare poi a parlare con Rita, perché Davide vuole far salire anche Rita per vedere le cascate, ma Davide ha visto un cucciolone. Noi abbiamo visto tre bellissimi signori ci siamo fermati a fare due chiacchiere, sono diventate otto ed sono quasi le 10:30, adesso dobbiamo scendere. Il cucciolone è questo, come si chiama? Book, che bello, è dolcissimo, vuole solo coccole, Davide già gliene dà. E invece loro sono... Alberto. Laura e Bruno. È stato un grande piacere conoscervi e fare una chiacchierata. Anzi, sapete cosa vi dico? Vengo a pranzo da voi oggi, va bene? Chiamare allora, perché è strapieno, hai ragione. Adesso mi date il numero. Certo. Noi non ci dobbiamo fermare a chiacchierare perché ci piace troppo, e quando incontriamo persone belle come queste che abbiamo incontrato adesso, dovevamo fare due chiacchiere, ci siamo un'ora. Adesso Rita ci manda al diavolo come sempre. Vabbè, adesso rientriamo velocissimamente, però magari le facciamo un regalo. Loro hanno anche il ristorante con prodotti ovviamente della loro terra, quindi con le vacche hanno la carne, il latte, i formaggi, e quindi mangiamo cose genuine. Adesso proviamo a chiamare, a prenotare. Il cielo non promette nulla, nulla di buono, e guardate che colore. Adesso andiamo a dire a Rita che ci mangiamo qualcosa fuori e speriamo di farla felice. Mezzogiorno e 20, abbiamo prenotato un'oretta fa il ristorante di quegli amici che abbiamo incontrato, dei pastori delle vacche. Adesso quindi andiamo a pranzare nel loro ristorante. Abbiamo lavorato un po', sistemato delle cose, Rita ha cucito, adesso si va a magnà. Si va a magnà. Questa è la moto dei miei sogni, ragazzi. Questa è la moto dei miei sogni. Un giorno me la compro. Ci inoltriamo nel bosco per raggiungere il ristorante. C'ho anche il nome, l'è scritto nel telefono, non me lo ricordo adesso. Ma prende il nome, se non sbaglio, sa che ogni cima ha un nome, ogni prato ha un nome, e quindi prende il nome da un posto dove si trova. Oggi Rita, carne buona, formaggi di pascoli, io adoro, di vacche che pascolano appunto qui intorno. Bellissimo, bello, eh? C'è anche caldissimo, eh? Sì. C'è caldo, caldo adesso. I nostri amici pastori delle vacche sono qui a destra, ce l'avevano detto che le avrebbero fatte rientrare all'ora di pranzo, e l'1:15 stanno rientrando, infatti, dove hanno il ristorante.
Adesso li risalutiamo. Sulla destra il nostro ristorante, ci siamo. Sempre panorami pazzeschi, il fiume sulla sinistra. Che meraviglia. Chissà cosa ci faranno mangiare di buono oggi. L'agriturismo Pra su Piazza propone tagliere di salumi e formaggi, carne messata con salsa allo yogurt, tortino di verdure con fonduta, prosciutto crudo di Bosses con riccioli di burro, gnocchi di ricotta, polenta con fonduta, fiori di fontina e funghi, dolci della casa. Guardate in quale meraviglioso posto è il ristorante. Pra su Pia, 1717 metri di quota. Adesso vediamo se si entra da qui. Aziendale, ah sì. Questo è il punto vendita. Allora, è più su. Questa è una stalla di quelle mucche che abbiamo visto stamattina. E l'agriturismo è qua dentro. Ciao, ah, sei già qui? Sì, adesso arriva Bruno con le mucche. Sì, le ho viste. Tu sei venuto a rilassarti, a leggerti un libro. Me lasciano una mezz'oretta di riposo, ciao. Vuoi che ti dica. Ciao. Me la prendo volentieri. Ciao. Mia moglie, ciao. Rita. Ciao, piacere, Alberto. Rita. Che figo. Vabbè, ma se c'è posto lo chiedi. Ci avevano chiesto se volevamo mangiare dentro o fuori. Gli ho detto dentro perché la giornata sembrava brutta, invece fuori è bellissimo. Ma cioè sarebbe stato da aspettare un po' e avremmo potuto, ma non fa niente, è bello lo stesso. Mangiamo qui dentro, va bene. Beh, comunque un po' di panorama ce l'abbiamo ugualmente, eh? Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Accelero, ve lo faccio vedere. Vabbè, questo è quello che abbiamo letto fuori. In più c'è il fiore di mocetta, che è un formaggio anche questo. Certo. Allora, l'azienda agrituristica propone antipasti, tagliere di salumi tipici e formaggi dell'azienda. Tagliere di salumi, che tagliere prendiamo? Di formaggi. Che prendiamo? Sì, è vero. Che prendiamo? Tortino di verdure con fonduta dal peggio. Poi ce ne sono tanti altri. Saranno buoni qua i formaggi? Sì, sicuro. Che aspita, abbiamo visto le mucche stamattina. Fermi tutti, piatti unici, polenta con farina biologica del mulinotto. Mulinottino. Mulinottino, cotta nel paiolo su stufa a legna. Abbiamo preso un tagliere misto di salumi e formaggi, abbiamo preso una... quello che hai preso tu, come si chiama? Polenta. E io una polenta, lei con funghi e io con fonduta. Davide carpaccio, ma l'assaggiamo tutti, adesso vediamo. Stracchino, caciotta, maccagno, fontina, quadrello, bleu d'ost e toma stagionata. Questo? È una marmellatina al peperoncino e peperone, quindi abbastanza piccante. Vi consiglio di partire da sinistra e andare verso l'alto, okay. Verso di qua, okay. Questi qua per ultimi. Poi di qua c'è la mocetta, la nostra mocetta, lardo di Arnà. Che sarebbe una bresaola. Eh sì, la preparazione è molto simile, okay. Salsiccia e boudin. Boudin, questo non l'ho mai visto, no? È un insaccato tipico valdostano che si fa in vari modi. In questo caso qui è fatto con la barbabietola rossa e le patate. Wow, grazie mille. Prego. Grazie. Polenta con la fonduta, polenta con funghi e tesinanta e carpaccio alla marinara. Documenti Sizzeria. Ragazzi, abbiamo pagato il giusto. Abbiamo fatto tre primi, un antipasto misto di formaggi e salumi, mezzo litro di vino e adesso stiamo andando a vedere la cantina dove ci sono i formaggi, fatti da loro ovviamente. Questa... Arianna ha imparato a fare il formaggio da lui. Era lo zio di Arianna, ciao Arianna. Era il casaro. Prego, ragazzi, grazie, grazie. Qui ci sono le fontine del mattino. Wow, questo è appena come si può dire, questo è stato state munte quando? Munte stamattina alle 5, finito di munte alle 7. E c'è già il formaggio qua. E alle 9 è pronto il formaggio.
E questo è per dargli la forma. Sì, esatto. Guarda, oh, cosa? La caldaia. In Aide. Eh sì, quella lì è secolare. Che meraviglia. Sì, quella è la donna peggio di mio papà. Qui cuocete, fate bollire il latte per fare... No, sì, come funziona? Sì, non bollire, però si riscalda, si porta a 40 gradi, si mette in caglia, poi dopo si cuoce. E di qui c'è il nostro cavo. Che belle cose queste, che bello! Wow. Aspetta, questo è il è la fondina. Questa è la fondina. Che ho sempre mangiato da ragazzino in Sardegna. Dicevo che mangiavamo panino, un prosciutto e fondina. Non lo so perché fondina, noi che siamo sardi, anziché mangiare il pecorino. E qua deve esserci una temperatura. Sì. Tentiamo perché comunque c'è più caldo che prima. Non che togli le mani. Questo diventa questo. No. Quello è stracchino. Questo qua è stracchino. Quindi ci sono le cacciottine. E qui cosa c'è? E questi qua c'è un po' di quello che c'è rimasto dell'anno scorso. Un po' di fontine stagionate. E io la voglio comprare una di queste piccoline. Queste lì sono le cacciottine. Che quelle sono e quelle diventano. Io sono un topo. Che io adoro buone. Il formaggio, tutti i tipi di formaggio. E queste cosa sono? Quelli sono topi. Hai ragione. Questi qui si ho mai di fontine dell'anno scorso. Tutto latte vaccino, chiaramente. Tutto latte vaccino. Sì, conosco il vaccino. Diciamo che buono. Queste qua adesso vanno a finire dentro nella salamoia. E poi vanno nelle assi. Quelli diventeranno taleggi. Taleggi. E questo? Quello lì blu d'Aosta. Che cosa è? Tipo tipo la gorgonzola? Sì, però un po' più piccante. Quello che abbiamo mangiato oggi o no? Sì, mi sa di sì. Sì, l'ho mangiato. Buonissimo, sì. Che spettacolo, i formaggi mi fanno impazzire. Vederli così. Che profumo. Che cosa ci vendi? Qualcosa di speciale? Quello che volete. E poi le cacciottine, quelle piccoline che avete visto prima, sono pasta semicotta con dei buchini abbastanza... Qualcosa di caratteristico. È tutto, qua lo fanno loro. È proprio tipico, tipico della fontina. Tutti quelli. Sì, questi qua sono tutti, sì, formaggi. Vabbè, per una fontina Rita non ce la compriamo più a 3 mesi. No, ovviamente. Prendiamo un formaggio piccolino. Ragazzi, che spettacolo e che profumo qua dentro. Che bello! Ah, ce n'è alcune dell'anno scorso. E queste ricotte, praticamente. No. Cacciotte. Sono le cacciottine quelle che hai visto lì che diventano. Si abbassano e diventano così. Poi dopo dipende sempre anche dal pasto che mangiamo. No, perché più sali e l'erba cambia e il formaggio cambia. Caglia un po' meno, caglia un po' di più. Dipende dal prato che mangiamo. Sì, dai, un formaggio piccolino, qualcosa che non ci dura. Ma che ci dura così? Sì, bellissimo. Bello, bel cavò, eh? Bel cavò, mi piace. Davvero un cavò. Altro che oro, meglio questo. C'è il frutto di tanto lavoro. Sì. Una famiglia intera. Qua ce n'è di svegli alle 4 del mattino. Ah sì. Tutti i giorni, senza saldare un euro. No, il latte più o meno è sempre uguale. Non cambia tanto. E come si fanno? Cambia tanto dove mangiano. Vieni, dai, vieni a vedere un po'. Quindi razza valdostana, sono tutte mucche della zona. Sì, tutta razza valdostana, però c'è la pezzata nera, c'è la pezzata nera, la castana e la pezzata rossa, che è quella è castana, pezzata nera ce ne sono poche, quella di là è pezzata nera, che ha pochi successi. E c'è differenza poi nei prodotti, nel latte, nei formaggi o non si, percepisce? No, questa, la pezzata rossa, produce un po' di più perché è già più tranquilla. Quando sono
cuori, le mere si picchiano sempre tra di loro, quindi il latte, ecco, il latte ha bisogno di, per produrre il latte la vacca deve stare tranquilla, mangiare, sta tranquilla, non invece si agitano troppo il latte. Beh, grazie mille allora, ci hanno regalato addirittura il formaggio per Davide. Grazie, grazie. Niente, grazie a voi di essere passati. Azienda agrituristica Prasu Piazza. Si pronuncia così? Più o meno. Non è azzecco mai io. Solo i cartelli sardi sollecito. Quando esco fuori le sbaglio tutte, gli accenti. Vabbè. Perché si infilano la lingua nel naso? Sì, puliscono il naso così loro. Troppo carini, gentilissimi, ci hanno regalato una forma di formaggio. Adesso ci facciamo una passeggiata per sbattere la polenta. Abbiamo mangiato piatti tipici della zona, potentissimi, una polenta con fonduta, e sono davvero sazi. Con un antipastino e una polenta. Qua dietro questa montagna, quindi si vedono già le altre con i ghiacciai, c'è la cresta del Gran Paradiso, la montagna proprio del Gran Paradiso, 4062 metri di quota. Appena sono arrivato nelle Dolomiti ho detto che non avevo mai visto un posto così bello in vita mia, ma il fatto è che lo dico ogni volta che vedo qualcosa di nuovo e del genere. Questo è un altro paradiso terrestre, ma davvero un paradiso. Cascate pazzesche qua davanti, fiume sotto, vegetazione incredibile, rigogliosissimo. Che boschi, che meraviglia. Ci sono dei paradisi ancora nel mondo. Beh, questo è proprio il parco del Gran Paradiso. Inizio terreno alpinistico a proprio rischio e pericolo. Fine sentiero pedonale. La cosa si fa più interessante. Sono le 5:20, non è neanche tardi, però sono tutti sentieri di 2 ore, 3 ore, 4 ore, poi salgono parecchio in quota. Non so se continuare. Rita, continuiamo un pezzo o ce ne andiamo? Andiamo via? Comunque abbiamo fatto un altro pezzo. Peccato, forse ci vuole un'altra oretta. Adesso sono già le 5. Dietro questo versante di questa montagna, dietro, si vede la cresta del Gran Paradiso.
ci siamo quasi, siamo sotto tutti i ghiacciai, ci sono cascate ovunque, come si scioglie il ghiaccio, che bello. Guardate anche qua dietro, basta che ti giri, guardate altre due cascate, una e due. Beh, passeggiata finita, andiamo a comprare un po' di carne e rientriamo. Passeggiata ultimata, prima di rientrare, se mi vendono un po' di carne la compro. Volevo dello spezzatino, vediamo se la signora ne ha, è andata a vedere. Tutto il giorno a passeggio, da stamattina alle 8, sono stanchissimo. Carne comprata comunque, così Rita ci fa lo spezzatino con patate. E adesso ci riposiamo, non so se devo andare a scaricare grigia e cassetta, la cassetta mi sa di sì, non ricordo, dovremmo forse andare a Cogne. Ce ne andiamo, dopo una notte trascorsa qui, bellissima, oggi passeggiata incredibile, è ora di partire, andiamo a Cogne, se riusciamo facciamo i servizi perché ci saranno 3000 camper, ve lo faccio vedere, fa spavento. Poi vedremo, non lo so. Comunque, ho messo in moto e ci spostiamo. Rita, che dici? Dico che è un casino da queste parti, eh? Pieno, no, pieno, parti pieno. No, ma le località turistiche sono sovraffollate. Strapieno di gente ovunque. 4 km e dovremmo essere nell'area sosta di Cogne, è proprio vicinissimo. Val non te. Passeggiata nel Gran Paradiso. Pazzesca, che panorami, che posti, che fiumi, che montagne, che boschi, che tutto, ragazzi, stupendo. Proteggeteli sempre questi posti e abbiatene cura perché sono davvero un paradiso terrestre. Siamo nel centro di Cogne, stiamo andando a vedere nell'area sosta se è possibile fare i servizi o anche a parcheggiare. In genere questo parcheggio è strapieno, ci sono 1000 camper. Proviamo, vediamo se ci va bene. Abbiamo deciso di lasciare Cogne perché c'era anche posto nell'area sosta di Cogne, solo che non abbiamo benzina. Sto proprio per sbrodare e noi abbiamo anche il riscaldamento a gasolio, quindi ci serve. E a Cogne il distributore è temporaneamente chiuso, ma pensate che sfortuna, e quindi dobbiamo farci 35 minuti per trovare il primo distributore. Faccio il pieno e poi dormiamo in un'area sosta gratuita che c'è vicino. Distributore trovato, siamo scesi a 600 metri sopra il livello del mare, eravamo a 1800 a Cogne, c'è caldo qua. Diesel più a 1,89 euro, beh ogni tanto gli metto un po' di diesel di qualità superiore. Adesso ragazzi i servizi, sono distrutto, stanco morto, ho camminato tutto il giorno, guidato, adesso servizi e poi basta, non sono per niente. Devi andare avanti e tornare. Ho sbagliato. È più verso destra. Più verso di te? Sì. Ah. Molto più. Molto più.